nostro canale, ritorno alla Formula 1 e ritorno il contenuto di venerdì mattina con le statistiche e le novità del Gran Premio di Formula 1. E come ritorna la Formula 1? Con il Gran Premio con più facile di tutta la Formula 1, il Gran Premio di Monte Carlo. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella, interagite con me, mettete mi piace, che a voi non vi costa niente, ma per noi è una cosa importantissima, e commentate. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, che là ci sono tutte le novità. Allora, dopo i terribili fatti di una settimana fa, che è stato giustamente annullato il Gran Premio di Imola, perché in quella circostanza la cosa più importante era salvare vite umane, non il Gran Premio di Formula 1, perché non è vero che lo spettacolo deve andare sempre avanti, lo spettacolo si deve fermare, e in quel caso è stato giusto fermare lo spettacolo. Ma questa domenica si torna in Formula 1, si torna in pista, nel Gran Premio dove è criticato da tutti, e il Gran Premio più criticato per il Gran Premio che vogliono vincere tutti, perché il Gran Premio di Monte Carlo e il suo fascino resterà nella storia, perché è uno dei pochi Gran Premi che c'è stato quasi in tutti i mondiali di Formula 1. È una pista particolare, è una pista che la odiano tutti, perché non si supera, c'è solo una zona DRS prima del traguardo, però è una zona dove raramente si supera. È una pista lunga 3.337 metri, ha 19 curve, 12 a sinistra e 12 a destra e 7 a sinistra. È una pista dove è difficile superare. Il momento più decisivo della Formula 1 e di questo Gran Premio di Monte Carlo è la sessione delle qualifiche, della pole position, perché chi parte in pole position il 90% delle volte vince il Gran Premio. Lo scorso anno era partito Leclerc, il muretto ha combinato dei casini terribili, ha perso quel Gran Premio a favore di Perez, Sainz secondo, Verstappen terzo, Leclerc quarto, cose che in realtà non dovrebbe mai succedere, perché chi parte primo ha tutte le potenzialità di vincere quel Gran Premio. Non devi consumare le gomme, riesci a tenere il ritmo della corsa, però se poi fai vaccate come quelle che sono successe lo scorso anno nel muretto, quando richiamano Sainz e Sainz si rifiuta di rientrare e lì danneggia non solo la sua gara ma anche quella di Leclerc, combini quello che hai combinato. Questa pista, chi può essere il favorito? Io posso pensare che una pista dove, come sempre, parte favorito o favorita la Red Bull, ricordiamo la Red Bull negli ultimi 5 Gran Premi, 5 vittorie, 4 pole position, tra cui una vittoria in una gara sprint, però è una pista dove Max Verstappen non si adatta tanto alla sua qualità di guida. Se ricordiamo che Max Verstappen ha vinto solo un Gran Premio, quello del 2021, e nel 2021 è stata la prima volta che è andato sul podio in questo Gran Premio. Però dall'altra parte abbiamo un Sergio Perez che ama le piste cittadine, questo circuito cittadino, però non ama tanto Monte Carlo, perché sappiamo soprattutto quando Monte Carlo è bagnata, la pista è scivolosa e non è tanto sulla guida di Perez. Però penso che in questo Gran Premio sia Aston Martin che Ferrari possono dire la loro, perché abbiamo visto benissimo che la Ferrari nel giro secco può battere la Red Bull. L'abbiamo visto a Baku, che nel giro secco abbiamo visto nel Bahrain. Nel giro secco può battere la Red Bull, e come abbiamo detto, chi parte primo ha tanti vantaggi, però è anche vero che devi riuscire a trovare lo setup giusto. Io penso che in questo momento la Ferrari, soprattutto essendo che è una pista di casa di Leclerc, farà di tutto perché il suo pilota possa riuscire a vincere questo Gran Premio. Lo scorso anno lo poteva vincere se in scuderia, se nel muretto non combinavano quello che hanno combinato. La Red Bull prima o poi qualche gara la dovrebbe perdere. Io penso che in
questo Gran Premio. Le due scuderie che si possono giocare questa vittoria è Red Ferrari, Aston Martin, perché la Red Bull non ha tanta voglia o non ha tanto molto di rischiare di distruggere una macchina, ma è anche vero che tu ti puoi giocare un mondiale dove dici ho finito tutte le gare, non è mai successo a nessuno, non è mai successo a nessuna scuderia di vincere tutti i Gran Premi. Può essere che può succedere alla Red Bull, vediamo. Però se nelle altre piste uno può dire che la Red Bull parte favorita, in questa pista non è detto che parte favorita, perché il momento più decisivo di questo Gran Premio non è la gara, ma sono le qualifiche della pole position, e abbiamo visto che se la Ferrari azzecca il setup giusto, azzecca Leclerc il giro giusto, può battere la Red Bull. Poi ci sono tante novità, come quella che nel giornale inglese hanno sparato che la Ferrari sta adottando Hamilton per una cifra intorno ai 45 milioni di sterline. Io non ci credo, perché tu non vai a puntare su un pilota ormai ultra quarantenne a quelle cifre, se anche stiamo parlando di uno dei piloti più forti, non vai a puntare a quella cifra. Invece la novità è quella che John Elkann è arrivato a Maranello, ha parlato con lo staff, ha parlato con tutti, abbiamo saputo che ha parlato anche con Leclerc, e soprattutto il rinnovo del contratto di Leclerc si sta già svolgendo. Penso, di quello che sto sentendo, leggendo, non ho notizie di primo pelo come si dice, che l'accordo può essere detto fra qualche Gran Premio, a metà, forse prima della pausa estiva. Poi la Ferrari ha deciso di non portare insieme alla Red Bull aggiornamenti nel Gran Premio di Monte Carlo, perché non è una pista adatta per aggiornamenti, cosa che invece Aston Martin e Mercedes porteranno tanti aggiornamenti, molti aggiornamenti a Monte Carlo. Invece Red Bull e Ferrari porteranno i loro aggiornamenti nel Gran Premio di Spagna, e lì il Gran Premio di Spagna può essere già, come si può dire, un bivio, perché lì puoi capire se gli aggiornamenti, perché come dice la Red Bull, come dicono quelli della Red Bull, loro gli aggiornamenti finiscono in Spagna, perché per loro limite del budget cap hanno sviluppato tutti gli aggiornamenti veloci, perché dopo non ne avranno più per il limite del budget cap, e lì può essere una svolta, anche se io non ci credo. Abbiamo sempre visto che la Red Bull gioca sempre a carte scoperte, non coperte, e soprattutto abbiamo visto una Ferrari che fa un Gran Premio, lo fa bene, l'altro fa male. Però già sapere che la Ferrari vuole puntare seriamente sulle carriere è buono. Perez, invece Sainz, sappiamo che il suo contratto scade quando scade quello di Leclerc, non so se ci sarà il rinnovo, ma io penso che il rinnovo ci deve essere, perché finora abbiamo visto che non ha una macchina competitiva. Quando ha avuto una macchina competitiva ha fatto stupidaggine, perché lo scorso anno in certe circostanze la macchina della Ferrari era competitiva e Sainz ha commesso degli errori, però secondo me come secondo pilota è ottimo. Poi se davvero, come si dice, Binotto andrà in Audi e vuole Sainz come pilota, perché ricordiamo che Leclerc è il pilota che l'ha portato Marchionne, invece Perez è stato il pilota voluto da proprio da Binotto, se Sainz, io penso che Binotto davvero andrà in Audi, vorrà proprio Sainz. L'accordo più importante in questo momento, forse l'accordo più particolare, l'accordo Aston Martin Honda per 2026. Hanno fatto questo accordo e io dico che è un accordo giustissimo, perché ricordiamo che l'Honda, perché io poi certe volte non riesco a capire l'Honda. Tu avevi la possibilità di stare tranquillamente con Red Bull e vinci da qui a 30 anni, a altri 10 anni, tanti titoli. Hai deciso di andartene dalla Formula 1 e poi ti ritorni dopo due anni con Aston Martin. Forse anche lì l'idea qual è di Honda, perché tanti dicono sì, e il mondiale l'ha vinto perché per la Red Bull, non per il motor Honda. Immaginate l'Honda, va
su Aston Martin e vince il mondiale, cosa succede lì? Poi si parla del motore Honda, non dell'Aston Martin. Ecco, tutti i giochi di marketing, l'Aston Martin che sta copiando, sta facendo con le copie di tutto quello che ha fatto la Red Bull. Però molte volte ricordatevi che la copia non può essere mai come l'originale. Io dalla Ferrari l'ho criticata perché sta combinando i sastri uno peggio di Bertoldo, però ha una sua idea, sta portando avanti quell'idea, ha un suo progetto di macchina, sta portando quel progetto di macchina, non sta facendo come gli altri che il progetto macchina è fallito e stanno copiando la Red Bull. Sarebbe facile andare a copiare la Red Bull, sarebbe facile, ma se tu riesci dai tuoi errori, quello che stai combinando ora, nel 2026 a portare una macchina competitiva con le tue idee, tu sarai avanti anni luce. La Red Bull, perché quando ci sono stati i cambi di regolamento è riuscita a essere meglio degli altri? Perché già con i vecchi regolamenti aveva fatto una macchina che era a livelli di una Mercedes che aveva vinto 8 mondiali consecutivi aveva vinto. Poi tu hai preso con quel progetto vincente, l'hai migliorato con i regolamenti nuovi e sei andato avanti. Se in questo momento tutti decidono di copiare il regolamento o le idee tecniche, le idee innovative della Red Bull, staranno sempre tutti quanti dietro, perché poi la Red Bull avanti migliorerà e tu devi sempre copiare la Red Bull. Io l'idea della Ferrari di andare avanti col suo piano, con la sua progettualità mi piace, perché se riesce a azzeccare la virgola giù, perché secondo me è questione di virgole, è questione di poi Andrea Newey, sappiamo che è il maestro, è il capolavoro, però c'è anche vita oltre a lui. La Mercedes ha vinto 7 mondiali senza avere Andrea Newey, ha vinto 7 mondiali senza avere 8 scusate consecutivi senza avere Andrea Newey. Ecco perché io dico c'è vita oltre Andrea Newey. Per questo dico, Ferrari, vai avanti col tuo progetto, perché se riesci a azzeccare quel punto, quella virgola, quella lettera in più, perché quelli sono logaritmi, quei progetti io vi parlo, puoi fare davvero una macchina competitiva, perché la macchina era competitiva lo scorso anno. Non era ai livelli della Red Bull, ma tanti punti la Ferrari lo scorso anno l'ha persi perché ha fatto stronzate durante i muretti, durante le strategie. Quest'anno il progetto è partito male perché c'erano tante teste che volevano andare via. Forse se la decisione di togliere Binotto fosse stata presa un anno prima, a quest'ora non avevamo queste condizioni, perché con Binotto a casa un anno prima, tanti ingegneri che dovevano portare sviluppo a questa Ferrari non l'hanno portati, a quest'ora erano a casa. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutti. Commentate, ci vediamo alla prossima. A proposito, verso mezzogiorno sui nostri canali social uscirà il post delle statistiche del Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo. Ci vediamo alla prossima. Ciao!